giorno tutti quanti siete sul gabinetto, in bagno non ho molti posti per mettere la macchina fotografica. Comunque allora, mi sono tutta truccata e ho le lenti a contatto, ogni tanto le uso, però tipo l'ultima volta che le ho usate, cioè una settimana fa o due, che sono andata in un ristorante per una collaborazione, sono tornata a casa che ero morta e sono stata malissimo con le lenti. Mi hanno fatto, spesso mi fanno venire proprio mal di testa, cioè ero veramente a terra quel giorno, stavo proprio male, ho iniziato ad avere anche mal di gola, non ho pranzato, vabbè che la colazione l'ho fatta un bel po' pesante nel ristorante. E volevo sapere se capita anche a voi una cosa del genere. Io lo associo alle lenti a contatto perché anni fa, io le porto da quando ero prima superiore, sì, e le ho portate per tutte le superiori, poi ho avuto un problema all'occhio, tipo, sapete quando vi grattate che viene via della pelle morta? Ecco, praticamente insomma, la parte dell'occhio si era un po' rovinata, in quel senso di come se avessi grattato con le unghie. E adesso non mi ricordo bene perché è successo un po' di tempo fa. Insomma, me lo disse l'ottico. E allora mi disse di fare una pausa un po' dalle lenti a contatto e di usare delle gocce. Da lì in poi quelle lenti a contatto non le fanno più, quindi ho dovuto cambiare, così ho avuto sempre dei gran problemi, cioè non le riesco a tenere per più di 3-4 ore, mettiamo. Ecco, una volta le tenevo quasi tutto il giorno, ho quelle giornaliere adesso. Quando ero piccola usavo quelle mensili e le tenevo il periodo scolastico, quindi 6 ore. Però ecco, da lì io non ho più un buon rapporto con le lenti a contatto, cioè proprio è una sofferenza per me metterle. Quindi insomma adesso ce le ho e vediamo come starò dopo. Volevo dirvi che adesso, e se Dio vuole, esco, perché io esco praticamente una volta a settimana, ecco, esco per andare a casa del mio ragazzo. E vado da una mia amica, che finalmente la vedo dopo tantissimo tempo, 2 mesi e mezzo ormai. Facciamo delle foto nel suo giardinetto che mi serve del materiale per bulk, perché adesso non è più bulk powders, ma è bulk. Stanno insomma rifacendo tutto quanto il brand, lo stile, insomma, dei packaging, bellissimo. E comunque ci sarà tutto il lancio ufficiale a breve. I should have kissed it. Your hair was longer. I pulled away from it. Moved to the city over the Tappan Zee Bridge. You like the colors. I can't see anything. Oh, sono tornata a casa, è quasi mezzogiorno, sono passata al supermercatino sotto casa che ho preso delle cosette perché voglio fare una ricetta, però ve la faccio vedere domani per Capodanno da portare da Brian. E quindi insomma mi serve il prosciutto cotto e poi uso il formaggio sardo. Poi ho preso del pollo, questo qui, che lo porziono e lo congelo. Abbiamo preso del pollo anche per Yuki, eccola. E dato che non le piace tantissimo il cibo in scatola, sicuramente molto meglio un po' del pollo così, con un po' di verdure o un po' di riso. E qua, non sto parlando da sola. Come si sente? Il cibo! Cazzo forte! Pa pa pa! Si sboccia! Voglia di uva. Posso benissimo, insomma.
Buon pomeriggio, sono le 5, sono fatta un tè, qui è diventato adesso il mio preferito perché ne avevo un altro ed è della Twinings, ma qui non c'è scritto, è tipo i frutti rossi, lo amo. Sto programmando un po' la prossima settimana con i vari post, finalmente ho trovato una programmazione proprio che mi piace, come si vede il feed del mio Insta, del mio profilo. Ora ho anche, tra pochi minuti, una call per un possibile lavoro online. C'è bisogno di iniziare a fare qualcosa, vi parlerò. Ci vediamo dopo. Allora, siamo al giorno dopo, oggi è il 31 dicembre e stasera, insomma, si festeggia. Devo preparare dei cinnamon rolls, perché sono quelli che ho visto salati, però, quindi semplicemente dei rotoli ripieni. E ho trovato una ricetta, adesso voglio provarci. È una ricetta un po' lunghina, bisogna aspettare tutte le varie fasi di lievitazione, quindi inizio già adesso che sono le 10:30, poi vado ad allenarmi. Io ora prepariamo insieme questa meravigliosità, comunque tutti gli ingredienti e direi nel primo commento del video, così ce l'avete già lì. Voi vedete questi video dopo la ricetta perché non ci stava a spezzare tutto quanto, ma io in realtà ovviamente mi sto allenando nel mentre che l'impasto lievita. Voglio portare un attimo com'è la mia routine di allenamento. Sentite il gatto che fa casino. Ah. Uso una kettlebell da 20 kg. Thank you.
finito le 5 serie di stacchi con ogni volta 2 minuti di riposo e adesso c'è una specie di riscaldamento per la parte alta e poi è proprio in esercizio. Ora ho da fare un floor press, adesso poi ve lo faccio vedere da terra con i manubri da circa 5 kg ognuno. All'ultimo esercizio, sì, questo allenamento il terzo allenamento della settimana non è molto lungo, devo dire. Ho un box squat, ho molte serie, ho 5 serie per 9 ripetizioni ed è lunga. Sì, questi esercizi devo dire che mi annoiano un pochino perché sono tante serie da fare, magari le ripetizioni sono normali, 9, 10, solitamente però si fa un 3x10, questo invece è un 5x9. Tutti. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Yuki, cosa fai lì? Sembrano venuti molto buoni, ma ve lo scrivo qua mentre che edito il video, vi farò sapere come sono venuti, quindi vi lascio qua la risposta. Comunque vi auguro un buon inizio anno, buon 2021 e speriamo sia un anno migliore.